Ben ritrovati a Mattina 9, ve l'abbiamo anticipato in corso della mattinata. Con noi qui a Mattina 9 c'è l'amministratore di condominio Salvatore Nottini, oramai amministratore anche di Mattina 9. Buongiorno amministratore. Buongiorno. Il telefono la scorsa settimana squillava più non posso, perché molte sono le richieste di voi telespettatori che volete essere ragguagliati, volete essere consigliati. Io mi chiedo, amministratore, ma quanto squilla il telefono anche fuori Mattina 9? Quante beghe ci sono condominiali al giorno proprio? Una percentuale, una statistica? Almeno due telefonate ogni quarto d'ora, 20 minuti. E la risoluzione è quasi immediata oppure bisogna un attimino attendere, quindi andare sempre a verificare insomma il libro proprio degli amministratori per vedere? Alcune sono immediate perché magari sono, tra virgolette, sciocchezze risolvibili sì, telefonicamente con una semplice parola di conforto a volte. In altri casi bisogna poi fare dei sopralluoghi, intervenire direttamente in condominio. E diversamente anche. Sì, sì. Allora, non ci sono soltanto telefonate ma anche mail, sai, perché sì, molta gente ci scrive. Io ho qui un esempio, insomma, di una mail di Gianni che scrive da Pompei. Sì. La vogliamo leggere? Volevi dire qualcosa? Sì, no, volevo far vedere, volevo inquadrare il plastico, quindi siamo in un palazzo, siamo in una realtà pienamente condominiale, oggi a Mattina 9, 081 41 0077, se immediatamente volete risolvere qualche problema. Proprio lì, nel vostro condominio, l'amministratore Salvatore Nottini è a vostra completa disposizione. Abbiamo appunto ricevuto anche delle mail che abbiamo conservato e che adesso vi leggiamo. Vai, Gianni da Pompei, innanzitutto. Il regolamento condominiale vieta di destinare gli appartamenti a pensione, virgolettato. Una condomina ha invece aperto un bed and breakfast, quindi insomma è andata oltre. Sì. È legittima, si chiede, tale condotta? Allora, la questione dei bed and breakfast è una questione che negli ultimi anni, negli ultimi due anni, si sta affrontando in maniera insistente. Perché ne stanno nascendo parecchi, soprattutto nella zona stazione, ferrovie, centro storico. Insomma, è in voga il bed and breakfast. La questione è questa. Il bed and breakfast può essere vietato sicuramente dal regolamento contrattuale e non dal regolamento assembleare, nel senso che quando si compra un appartamento di solito il notaio fa leggere quelle che sono le regole contrattuali, cioè le regole stabilite dal costruttore, e quelle nel momento in cui si compra l'appartamento vengono accettate. Dopo l'amministratore non ci può fare più nulla? No, quelle non si possono cambiare, è molto difficile cambiare le regole contrattuali perché incidono sul diritto della proprietà privata. Quindi un'assemblea, un regolamento assembleare, quindi la decisione di vietare un bed and breakfast nell'ambito di un'assemblea condominiale, quindi non contrattuale, sicuramente non può vietarla. Quindi, caro Gianni, se nel contratto c'è la possibilità di istituire un appartamento a bed and breakfast, e allora purtroppo non c'è, per te purtroppo non c'è nulla da fare, perché il regolamento condominiale non può... Contrattuale non può... No, il condominiale non può arrivare, insomma... Sì. A sostituire, è vietato nel regolamento contrattuale. È difficile che può non partire, si può con sostituire a quello, quello assembleare non lo può sostituire sicuramente. Ma perché è così difficile poi convivere con i propri vicini, amministratore? Cos'è che scatta? No, ma allora, all'interno del condominio è una lotta psicologica, più che di diritto privato, perché poi al di là delle sentenze, della legge, è abbastanza, tra virgolette, facile intuire quelli che sono i comportamenti, quelli che devono essere i comportamenti. All'interno del condominio è soprattutto una lotta psicologica, perché prima ancora della questione di diritto, nella maggior parte dei casi, penso quasi l'80-85%, nascono questioni personali, quindi antipatie. È l'ego personale sì, prevale. Abbiamo poi ancora un'altra mail. Che... Sì, poi sulle mail... Sì. Una cosa simpatica che mi è successa, chiaramente sappiamo tutti che esistono oramai le PEC, la posta elettronica certificata, quindi qualcuno qualche anno fa intendo dire 10-12 anni fa, la telefonata o il fax, poi siamo passati alle email, qualcuno mi ha chiesto addirittura la PEC, cioè chiedono di fare le domande con la PEC, dice se lei mi dà la PEC io le mando, ma non è che arrivo prima con la PEC. Non è che arriva prima, però c'è adesso, sia prioritaria magari. È solo certificato. Quindi i condomini cercano sempre di aggiungere qualche cosa di nuovo alla vita condominiale che possa... Non possiamo però leggere questa mail che abbiamo selezionato per voi perché c'è una telefonata. Pronto, buongiorno, benvenuto a Mattina 9, chi parla? Pronto, buongiorno, sono Lucio. Ciao Lucio.
ciao. Senti, no, innanzitutto volevo farvi complimenti per la trasmissione. Grazie. E poi avevo una domanda. Diciamo io abito in un condominio e vorrei sapere se posso parcheggiare l'auto di mia proprietà davanti al garage di mia proprietà. Quindi non nel garage di sua proprietà, ma davanti al suo garage, cioè il garage di proprietà, invece lo spazio antistante non lo è, condominiale? Sì, chiaro, sì. È condominiale. È condominiale. Allora, pensate, questa è una cosa che faccio anche io quando per esempio vado a casa dei miei genitori, non ho il posto auto, cosa faccio? Mi intrufolo e poso la macchina in uno spazio antistante al garage che non è ovviamente di proprietà mia. Purtroppo la parte antistante il garage è condominiale, quindi in teoria di fatto è un bene comune, appartiene a tutti, fermo restando che ovviamente chi abita nel condominio difficilmente andrà a parcheggiare la macchina fuori lo spazio antistante i box, però di fatto lui non può parcheggiare fuori l'ingresso del box, ma o la mette dentro o si allontana dal box. E qua nasce la questione sempre del buon convivere, sì. Vicinato. Perché c'è il condomine di turno che dice lui facendo così tiene due posti auto. Vabbè, e quindi nasce subito. Lucio, ma capita sempre fatto... questa cosa o una tantum? Ha staccato. Ci sei? No, ci sono. No, diciamo capita abbastanza spesso per la verità. Purtroppo è condominiale, quindi deve rimuovere la macchina o comunque la può parcheggiare per brevi momenti. Vabbè, caro Lucio, non è uno spazio suo, quindi deve... Magari una toccata e fuga solamente, Lucio, ci dispiace. Questa è una tua interpretazione, perché non può farlo. No, vabbè, se diamo retta... Allora, se sei a Napoli toccato in fuga, se sei da Roma in su invece devi mettere... Non si può. L'amministratore non ti dice che non si può, allora Lucio. Grazie per averci telefonato. Continua a seguirci e buona giornata. Sempre quel filo sottile di noi partenopei, eh? Sì, insomma, cerchiamo sempre di essere più furbi degli altri, insomma. Allora, abbiamo selezionato quest'altra mail, chiede aiuto, dice amministratore Notini mi aiuti, un amministratore condominiale, ed è una domanda, un amministratore condominiale può essere obbligato a dare esecuzione ad una delibera assembleare straordinaria autoconvocata senza che gli sia stata rivolta richiesta di convocazione e senza che sia stato informato dell'autoconvocazione? È possibile questa cosa? Allora, ci sono... E poi continua. Dice, qualora l'amministratore rifiuti, a chi si deve rivolgere il condominio poi per l'esecuzione? Rispondiamo tra un attimo perché abbiamo un'altra telefonata. Sì, lo sai, pronto, quando c'è Notini in studio 200 telefonate al minuto. Pronto? Mi sente? Sì, la sentiamo. Buongiorno, benvenuta a Mattina 9. Buongiorno, sono Ciro, complimenti per la trasmissione. Niente, grazie. Volevo porre questo interrogativo all'amministratore in trasmissione. Io sono proprietario di un immobile al secondo piano, il palazzetto è costituito da tre piani, dal piano sovrastante praticamente ho avuto delle copiose perdite nel bagno padronale che interessavano addirittura la trave di collegamento che esiste per la struttura del palazzo. Niente, ho molte volte invitato in via bonaria la persona sopra ovviamente a eliminare gli inconvenienti e a riattintarmi la soffittatura del bagno, ma la signora ha sempre addotto come motivazione il fatto che lei non avrebbe più usato il bagno, cosa impossibile perché penso che sia normale usare un bagno. Niente, alla fine l'ho dovuto convenire in giudizio, io avevo una fattura con una perizia giurata di 800 euro perché interessava sia i due bagni, non che poi c'era dal lato strada, dal balcone suo, che il palazzo c'ha 40 anni, lei non ha fatto mai alcun intervento di manutenzione, per cui era scoppiato tutto il succhiero del balcone che copriva il mio balcone. Niente, lei comunque si è rifiutata di pagare, siamo andati in giudizio, in pretura, poi l'impresa che mi ha fatto i lavori ha periziato dicendo tu per esteso le quadrature fatte, gli interventi fatti e quant'altro, ho fatto nominare un tecnico d'ufficio che è venuto a periziato e che cosa ha trovato? Ha trovato che la signora sopra poi successivamente ha cambiato il water, perché era dal water e da una briglia di un bidet che l'acqua scendeva giù. Per quanto riguarda il balcone, invece il perito ha visto che la boiaccatura, la stuccatura delle mattonelle dopo 40 anni, ovviamente non c'era più niente, la signora c'ha un balcone pieno di piante e quindi era ovviamente chiarissimo che i trafilaggi d'acqua provenivano dalla parte sovrastante.
gradirei conoscere il pensiero dell'amministratore. La spesa totale dei due interventi è 800 euro più IVA fatturati regolarmente, c'è un servizio fotografico e l'impresa che ha fatto i lavori ha descritto in maniera molto minuziosa la metratura, i materiali usati e gli interventi fatti, perché abbiamo dovuto bonificare il ferro che era scoppiato nella trave di collegamento. Più era venuto fuori pure i ferretti del solaio del bagno. Teniamo un attimo da parte le opinioni e restiamo sul fatto. Notini ha insomma interpretato bene questa domanda? Sì, la prima cosa da dire è che il condomine si è mosso molto bene. Quindi ha fatto tutti i passi che doveva fare. La questione è questa, che quando si verifica un danno all'interno di un condominio, soprattutto per quanto riguarda l'impianto di scarico, come più volte abbiamo detto, la rottura dell'impianto verticale è di competenza condominiale, quello orizzontale è di competenza del condomino che ha gestito male, ha fatto una cattiva manutenzione dell'impianto. Se ci sono dei danni collaterali all'impianto di competenza condominiale, sicuramente il risarcimento spetta, nel caso di specie, al condomino del piano superiore. Fermo restando che il condomino del piano di sopra ha l'obbligo di ripristinare lo stato di luoghi, però non ha l'obbligo, e difficilmente il giudice lo potrà mai condannare, a ripristinare minuziosamente quello che era lo stato dei luoghi precedenti al danno. Faccio un esempio: se il condomino ha delle maioliche, delle mattonelle particolari che magari avevano un valore di X euro 7-8 anni fa, oggi vengono danneggiate, è difficile individuare le stesse mattonelle di quel valore. Il giudice potrà sicuramente condannare il condomino al risarcimento del danno, ma che sia un risarcimento equo nei tempi in cui è avvenuto il danno. Quindi il risarcimento precedente con quei valori là è un po' difficile inquadrarlo. Tutto chiaro? Grazie, grazie per aver telefonato. Signora, grazie, ringrazio. Grazie, continua a seguire Mattina 9 e intanto con l'amministratore Notini lo ritroviamo subito dopo lo spazio di Punto Zero Spose. Restate con noi, chiamate al 081 41 0077 Punto Zero Spose, poi ancora Mattina 9 e l'amministratore Notini. Grazie, restate con noi. Con l'amministratore di condominio Salvatore Notini, dovevo leggere la mail a cui non abbiamo risposto, sì. La rileggiamo velocemente. Una domanda: un amministratore di condominiale può essere obbligato a dare esecuzione ad una delibera assembleare straordinaria autoconvocata senza che gli sia stata rivolta richiesta di convocazione e senza che sia stato informato dell'autoconvocazione? Se l'amministratore rifiuta, a chi si deve rivolgere il condominio per l'esecuzione? Bella domanda questa. Allora, l'assemblea di condominio può essere convocata in due modi: o attraverso l'amministratore, che fa la semplice convocazione o raccomandata e tutto quello che serve, oppure direttamente da due condomini che devono però rappresentare un sesto del valore millesimale dei condomini. Stabilita la forma da rispettare, sì, la risposta è positiva, nel senso che i due condomini possono convocare l'assemblea se l'assemblea è stata regolarmente convocata e hanno deliberato. Il deliberato viene consegnato all'amministratore, l'amministratore ha l'obbligo di rendere esecutiva la delibera dell'assemblea. Se non dovesse adempiere a questo obbligo, si possono rivolgere al tribunale. Quindi addirittura al tribunale possono? Sì, il tribunale interviene e rende la delibera esecutiva. Grazie per questa domanda. E intanto allo 081 41 0077 voi potete continuare a chiamare, perché noi comunque andiamo poi a selezionare le vostre richieste, andiamo a selezionare le vostre domande, per cui vi risponderemo poi comunque la settimana successiva. Al numero 081 41 0077 noi ringraziamo Salvatore Notini, amministratore di condominio, per averci illustrato, per averci aiutato su ciò che riguarda appunto nel condominio. Claudio e Mario, adesso sembra arrivato il momento della cucina, il buon gusto. Lei che fa? Resta con noi a pranzo? Sì, magari. Magari sì, magari prendo un passaggio a pranzo. E siamo curiosi di conoscere quale sarà oggi il menù che ci ha preparato lo chef di Mattina 9, lo chef Isidoro Ferrara, tra pochissimo col nostro spazio del Cucinando con MD. Restate con Mattina 9, grazie.